fuga, sei stato assegnato al cesolazzo della CIA. Perché si è fidato sapendo che Reznov ti aveva aiutato a fuggire da Vorkuta? Reznov era mio amico, ma non ce l'ha fatta. Viktor Reznov era un comunista. La CIA non ha pensato che fossi compromesso. Mi hanno messo alla prova. Sapevano che non avrei ceduto e non lo farò nemmeno ora. Il governo voleva Dragovich. Voleva che tu lo uccidessi. Sì. E c'erano anche altri. Altri che dovevo uccidere. Chi? Chi, Mason? Ti hanno tolto dal servizio e convocato al Pentagono. Dovevo far riferimento a Jason Hudson. Il convoglio è pronto, signore. Benvenuto al Pentagono. Segretario McNamara. La sua reputazione la precede. Metti in moto. La sicurezza nazionale è in pericolo. Quest'uomo non ha paura, né coscienza, né debolezza. Si chiama Dragovich. Quando lo uccido? È bello riaverla con noi, Mason. Non ci si poteva fidare di nessuno, a volte nemmeno di se stessi. Per questo sei qui, Mason. Per scoprire se possiamo fidarci di te. 24. Non finisce mai. Ti abbiamo osservato per tutto il tempo. Credo di non sbagliare se dico che la civiltà è stata salvata più volte qui dentro. Non lo so. Mi sembrava di sognare. Grazie, signor segretario. Buona fortuna, Mason. Presidente. Agente Mason, è un onore, signor presidente. Sieda. I comunisti rappresentano una grossa minaccia. La nostra libertà e il nostro stile di vita sono in pericolo. Dragovich. Mi hanno detto che lei è il nostro uomo migliore. In assoluto. Spero che sia vero. Signor Mason, se ne occupi.